Si chiamava Brittany Girl, era una bellissima ragazza di 18 anni d'età, si è spenta nel 2015, ma solamente oggi la ragazza Cayenne Rose Antoine, di 21 anni d'età, da Saskatchewan in Canada, è stata proprio incriminata. In buona sostanza, i due erano grandi amiche, a confermarlo diverse foto presenti nei diversi social network, in cui sembrano davvero molto affiatati nell'ambito dell'amicizia, sorridenti più che mai, ma purtroppo l'alcol, ma anche le droghe, hanno portato alla grande tragedia. Cayenne, infatti, dopo quello scatto memorabile, ha strangolato la sua cara amica, confessando di essere però sotto l'effetto dell'alcol, ma anche di stupefacenti, nella fattispecie concreta di marijuana. Le due avrebbero litigato, a quel punto sarebbe stata colta da un raptus, la 21enne avrebbe quindi preso la cinta, l'avrebbe stretta intorno al collo della povera Brittany fino a toglierle la vita. Questa è una storia davvero tragica. L'amicizia tra i due sembrava davvero molto forte, ma la donna, o meglio la ragazza di 21 anni di età, ripeto, per colpa di un raptus dovuto a alcol, ma anche alla marijuana, ecco che se l'è presa contro la cara amica e l'ha fatta letteralmente fuori. Da questo trepela, insomma, nel web, adesso la ragazza Cayenne è stata condannata a 7 anni di reclusione in carcere. Un processo dunque più che aperto, più che palese, più che visibile. Grazie a tutti, vi ringrazio per l'ascolto, esimi utenti di YouTube, il video termina qua, un saluto e al prossimo video.